Quello che vedete, allora, questa è la home page del sito didasweb.it. Volevo mostrarvi come c'è un pulsante, o chiamiamolo in alto, che si chiama rete Didasweb. C'è la spiegazione sotto di che cos'è la rete Didasweb, ma in particolare io voglio arrivare rapidamente al dunque. Sotto c'è il cluster delle cyber schools create e gestite da Didasca. Quindi clicco appunto quella voce, scendo nella pagina dove si spiega che cos'è il cluster delle cyber schools. Vale a dire, nell'ambito della rete, a ciascuna delle 10.000 scuole italiane è stato aperto o sta per essere aperto, a dire la verità, perché non tutti sono ancora stati attivati, dicevo, una cyber school che noi identifichiamo con una sigla Didas e poi 0000, che è quella che vi mostrerò fra breve e che è l'archetipo dal quale derivano tutte le altre, fino alla 9999. Qui sotto voi vedete già, è comparso, si vede in giallo, è un database che comprende la quasi totalità delle scuole italiane. Ne abbiamo censite 9.968, credo. Ora, se volete vedere se la vostra scuola è già stata attivata, cioè ha già una sua Dida School, non dovete fare altro che fare una ricerca all'interno di questo database. E voi sapete che per fare una ricerca in un database basta cliccare o premere la Ctrl F per find e in alto a destra compare una finestrella nella quale voi potete mettere la chiave di ricerca. Nel caso specifico, io appunto scrivo per esempio Livigno, che è un paese, un comune all'estremo nord della provincia di Sondrio, e dopo aver cliccato, evidentemente nel database dovrei trovare immediatamente evidenziata la parolina Livigno. Chiedo quindi di scorrere giù, benissimo, io vedo, è stato anche ingrandito oltre ogni dire, Livigno, appunto è quella. E se viene rimpicciolita un momentino la schermata, si vede anche una colonna di destra, una ultima colonna sul lato di destra di colore blu, basta diciamo, rimpicciolire un momentino questa schermata Sì, si e sta c'è rimpicciolendo. appunto una, diciamo, una colonna di colore blu dove, eccola qui, comparsa, dove c'è il codice della Cyber School che è stata creata per quella scuola e assegnata in gestione a quello che noi chiamiamo un console, vale a dire il rappresentante di quella comunità di insegnanti presso la Didasca, la nostra associazione. Quindi basta cliccare quel codice che si trova sulla destra e si accede direttamente alla Cyber School in questione. Lo devo Quindi, ricercare, aspetta. no, non è, scusa, non è il caso di andare oltre, basta. Eccola. Ecco, basta cliccare, ripeto, quella codice e automaticamente dovrebbe apparire, io mi auguro, ecco, l'archetipo. Vale a dire, abbiamo già creato oggi e abbiamo reso pubblico a mezzogiorno un elenco delle prime 100 Didascours. Altre seguiranno. Rapidamente, pensiamo di poter completare le 10.000 scuole entro questo anno scolastico. Ma se non dovessimo riuscire a creare quella della vostra scuola, della vostra città, basta cliccare appunto il codice della Didaschool 000, quella che è intitolata appunto a Luigi Credaro. Chi era Luigi Credaro? Ve l'ho già detto poco fa, comunque cliccando sulla prima delle linguette chi e cosa,
noi vediamo una fotografia appunto del ministro Luigi Credaro, diamo una breve spiegazione, prego il nostro regista di scendere pian piano nella pagina che abbiamo sotto mano, non la leggiamo perché potrete vedervela voi tranquillamente, dove si spiega che cosa ebbe a fare e che cosa noi stiamo facendo. Vale a dire, ci siamo ispirati proprio a Luigi Credaro perché vogliamo iniziare una nuova era. Da oggi, onorata dalla presenza del nostro capo dello Stato, già ministro dell'istruzione, volevamo iniziare un nuovo progetto, un piano d'azione, appunto, Luigi Credaro, il cui obiettivo finale è eradicare dal nostro paese l'analfabetismo digitale. Vogliamo cioè dare a tutti, indistintamente, gli studenti e gli insegnanti, la possibilità di apprendere l'uso di questi strumenti che sono davvero straordinari. Ora, ripeto, cosa ha di eccezionale l'operazione che abbiamo fatto noi con la rete di DASWeb, che noi chiamiamo la rete digitale per l'education più vasta e performante del mondo. Più vasta perché di sicuro nessuna rete al mondo comprende 10.000 scuole, più performante perché oltre a fornire le Google Classroom Education, fornisce altri strumenti di straordinaria utilità sia per gli insegnanti sia per gli studenti, ma soprattutto gli insegnanti. Agli insegnanti, oltre a dare un account di Didasca.org che serve per partecipare ai percorsi di studio che sono previsti da quello che noi chiamiamo un piano d'azione Internet for Mind, dicevo, gli insegnanti ricevono anche un account, nome, punto, cognome è didasweb.it, che permette di partecipare alla community degli insegnanti. DidasWeb è la community degli insegnanti che possono utilizzare questi straordinari e potentissimi strumenti e condividere con loro la conoscenza che fino a questo momento andava sprecata perché veniva dispersa nel vacuum del ciberspazio. In concreto, cosa è possibile fare in questo momento? Andare in fondo alla linguetta dove c'è scritto account, c'è la possibilità di richiedere prima delle features che noi offriamo, prego cliccare appunto questa richiesta del Didaspack. Il Didaspack è un insieme di strumenti digitali che noi mettiamo a disposizione degli insegnanti, strumenti di una potenza incredibile, basta saperli usare. I primi due strumenti che noi forniamo, come dicevo, il primo è l'account nome punto cognome @didasweb.it che permette di partecipare all'attività della community degli insegnanti, quindi è riservato esclusivamente agli insegnanti. L'altro invece è quello che vedremo dopo, per la richiesta degli account da parte degli altri stakeholder. Ora, dicevo, qualunque insegnante, bypassando gli steccati, le remore, le difficoltà, i fossati, i muri rappresentati dal sistema e dalla vischiosità del sistema scolastico, può cliccare appunto su questo. Su questo modulo, voi vedete, torno a farvi vedere un attimo il modulo, prego vedere ancora il modulo prima, nome, anzi cognome, nome, codice fiscale che non serve non per guardare dal vostro conto corrente, ma per risolvere i problemi di omonimia, perché di professor Paolo Rossi ce ne sono più di uno e quindi dobbiamo sapere
chi è l'uno e chi è l'altro, l'email di supporto, che è la solita email di cui tutti gli insegnanti ormai dispongono, vuoi quella del Ministero dell'Istruzione e vuoi quelle di altro tipo, Gmail compreso, il codice meccanografico della scuola in cui loro insegnano, perché, ripeto, questi account sono riservati esclusivamente agli insegnanti, e il codice meccanografico lo si rileva da quel cluster che vi ho fatto vedere in precedenza. Non hanno che da selezionare la qualifica alla quale appartengono. Se vogliono mettere delle note, possono scrivere qui sotto un invio e automaticamente nel giro di 48 ore lavorative riceveranno prima di tutto l'account di Adidas Web. In secondo luogo, l'account di Daska.org per partecipare ai corsi aperti indistintamente a tutti. Corsi che, ripeto, sono totalmente gratuiti. E poi tutta un'altra serie di strumenti che sono già descritti, quantomeno elencati, nel sito, che vi stiamo mostrando in questo momento. Credo di avervi detto tutto quello che riguarda le cose che voi potete fare da subito, già da adesso. Ora, quello però è solo il punto di partenza, l'account, perché dovremo darci da fare per tradurre in concreto le opportunità che ci vengono offerte. Ora, se vogliamo eradicare l'analfabetismo digitale, dobbiamo mettere a condizione i nostri studenti, i nostri insegnanti, in primo luogo di saper navigare nella rete internet. E il navigatore per eccellenza si chiama Google Chrome. Per cui il primo percorso che noi faremo e che inizieremo proprio il mese di ottobre è quello dedicato al percorso Google Chrome. La seconda cosa che uno insegnante, uno studente deve saper fare è quello di fare ricerche in modo sagace, intelligente nel vasto mondo del web, nelle risorse che ci sono nella rete internet. E la terza cosa, la possibilità di comunicare gli uni con gli altri, e lo strumento per comunicare gli uni con gli altri, sappiamo tutti che è Gmail a livello generico, ma in modo specializzato e specifico mediante l'uso di quegli account, etadidasca.org oppure etadidasweb.it, di cui vi dicevo prima. Ora, questi percorsi ricalcano percorsi che noi abbiamo già fatto da anni a questa parte, ma hanno due caratteristiche assolutamente innovative. La prima innovazione è che noi spiegheremo l'uso di questi strumenti basato sugli tablet e sugli smartphone, perché i tablet e gli smartphone sono strumenti che ormai sono molto diffusi fra gli studenti e che si possono benissimo utilizzare per la didattica. Quindi faremo dei percorsi, come dicevo, su Chrome, su Search e su Gmail o mail che dir si voglia, basati in primo luogo sugli smartphone e sui tablet. Ma la seconda caratteristica è che noi introdurremo in prima assoluta in tutto il nostro paese l'uso di Google Cast for Education, una estensione, o un'applicazione, chiamatela come volete, che permette agli insegnanti di avere il controllo assoluto sugli smartphone e sui tablet dei propri studenti, in modo tale da poter mostrare direttamente agli studenti il contenuto e le schermate del proprio computer. Vuoi un computer di tipo tradizionale, vuoi uno smartphone o un tablet. Non solo, ma chiedere a ciascuno degli studenti che seguono la lezione di mostrare a loro volta
tutta la classe e la schermata del loro computer, in modo tale che si possono fare, per esempio, delle interrogazioni fatte in questo modo. Cioè, sì, l'insegnante propone il testo, il quiz, la domanda, e gli studenti daranno, lo studente singolo risponderà a questa nuova forma di interrogazione, la interrogazione digitale. Adesso si va ancora avanti nella nostra scuola con lo scritto, il voto di scritto e il voto di orale, ma sono cose che rapidamente andranno a sparire, perché vengano superate da queste nuove tecnologie, se queste nuove tecnologie vengono diffuse in modo massivo. Voi sapete che stiamo utilizzando in questo momento un piano che si chiama Piano Nazionale Scuola Digitale. È un documento meraviglioso, dal quale noi dobbiamo essere orgogliosi e grati agli autori e a coloro che implementano il piano della scuola digitale. Ora, è anche previsto dalla legge della scuola che venga creato il cosiddetto organico potenziato, vale a dire insegnanti che non necessariamente sono insegnanti di materie tradizionali classiche, ma per esempio, insegnanti di competenze digitali. Loro, ad esempio, nelle attività pomeridiane, quindi al di fuori di quello che è l'impianto orario curricolare, e nelle giornate, magari, quindi nel pomeriggio, magari anche nel weekend, addirittura durante le vacanze estive, possono tenere dei corsi di vario genere, tra i quali i principali, quelli che io vedo assolutamente indispensabili per ogni scuola, sono appunto i corsi destinati alle competenze digitali. Non solo, ma è di pochi giorni la notizia che il potenziamento di questa offerta formativa che deve essere prevista nel piano triennale dell'offerta formativa delle scuole è, diciamo, sopportato, anzi supportato da una dote di 240 milioni di euro. Il che significa che sulle 9.000 scuole di cui parlavo, in realtà 8.200 e qualche cosa sono quelle ufficialmente censite dal Ministero, almeno 6.000 avranno la possibilità di avere una dote di 40.000 euro annui per poter pagare il compenso agli insegnanti che si assumeranno l'onere, l'incarico di realizzare queste attività. Per parte nostra, mettiamo a disposizione gratuitamente per questi insegnanti che volessero impegnarsi in questo tipo di attività, tutte le nostre risorse attraverso questa mega struttura che vi ho detto si chiama Rete DidasWeb. Perché ritengo che sia importantissimo il coinvolgimento da parte di tutti i dirigenti e da parte di tutti gli insegnanti di buona volontà? Questo perché, a mio modo di vedere, i prossimi 10 anni e noi assisteremo a una rivoluzione nella vita sociale del mondo che mai può essere comparata a qualcosa che è avvenuto in passato. Questo perché ci sono alcuni segnali che ci dicono che il nostro modo di vivere, di lavorare, sarà sconvolto dalla tecnologia. Ora, se non si vuole soccombere, se non si vuole che i nostri giovani rappresentino la zavorra dell'Unione Europea, penso ai giovani disoccupati che rappresentano il top dei
svantaggiati. Prima di noi ci sono solo gli studenti greci. Ora, dobbiamo dare a questi giovani che sono già usciti dal sistema scolastico, che non ha dato a loro gli strumenti per l'inserimento nel mondo del lavoro, e a quelli che usciranno prossimamente, dobbiamo, appunto, dicevo, dare a tutti questi giovani gli strumenti per vivere questa rivoluzione. La prima delle rivoluzioni, io la chiamo la banda larga e la banda ultralarga. Entro il 2020 il governo, su stimolo della Commissione europea, si è impegnato a introdurre la banda larga e la ultralarga in tutto il paese in forma massiva. Questo significa che una serie di servizi come quello che stiamo facendo in questo momento saranno estremamente agevolati. La seconda forma di rivoluzione è rappresentata da Internet of Things. Internet of Things significa che la rete internet collegherà i vari cose una con l'altra, per esempio il frigorifero, la lavatrice, la lampadina di casa potranno essere controllate, regolate da remoto, da qualunque luogo del mondo, attraverso un semplice smartphone. Quindi visione assolutamente strategica, attraverso dei sensori. Ho sentito proprio stamattina che sono stati introdotti questi sensori perfino nelle creme di bellezza di nuova generazione, che sono in grado di dire se è vero che quel prodotto soddisfa, o meglio, raggiunge le promesse che sono state dichiarate dal produttore e quant'altro, cose fantastiche. La seconda, anzi la terza rivoluzione che si sta annunciando è la Industria 4.0. La prossima settimana, credo, il governo annuncerà appunto la iniziativa 4.0 e sarà assolutamente rivoluzionaria. Tenete presente che 4.0 significa una introduzione massiccia, una introduzione massiccia dei robot. Immaginate come una volta alla Fiat, ad esempio, lavoravano migliaia di operai, adesso si sono ridotti a 100 operai e poi via via scenderanno di numero. Immaginate con un magazzino enorme come quello di Amazon, nella quale una volta servivano centinaia di magazzinieri, adesso ci sono solo 15 persone perché il resto del lavoro verrà fatto dai robot. Quindi il robot andrà a sostituire gli esseri umani nello svolgimento di attività di carattere semplicemente manuale. Quindi bisogna tenerne conto nell'ambito della formazione. Ultima cosa, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale rivoluzionerà le professioni. Immaginate, ad esempio, la professione del giornalista. Scrivere un articolo di giornale oggi è un gioco da computer, perché basta impostare l'oggetto dell'articolo che si desidera confezionare e nel giro di pochi minuti il computer genera un articolo di sostanza così pregnante e perfetta che è indistinguibile rispetto a quello fatto da un umano che avrebbe richiesto ore, se non addirittura giorni. Tenete poi presente che alcune attività, per esempio quella dell'avvocato, verranno radicalmente rivoluzionate perché attraverso la digitalizzazione delle sentenze, per esempio della Cassazione, della Corte d'Appello, la giurisprudenza in generale, posto il quesito che normalmente il cliente pone all'avvocato, viene nel giro di pochi minuti risolto con da parte del computer con l'indicazione della migliore strategia. Idem, pensate alla professione del medico. Attualmente
il top della tecnologia è rappresentata dalla diagnostica per immagini, ma la interpretazione dell'immagine è sempre fatta da un umano. Prossimamente, nel giro di pochi anni, saranno i computer a studiare il caso, compararlo con tutti quelli che sono stati scannerizzati e inseriti nel sistema dell'intelligenza artificiale, e il computer segnalerà quindi sia la diagnosi e suggerirà anche quella che, sulla base dei casi precedenti, è sicuramente la migliore terapia per il paziente. Detto questo, significa che dobbiamo assolutamente imparare a leggere e scrivere in digitale, ma anche a pensare in modo nuovo, in modo razionale, attraverso quello che noi chiamiamo il pensiero computazionale. Ora, noi siamo fermamente impegnati a fare tutto questo. Lo facciamo con gioia, per voi, con voi, a titolo assolutamente gratuito. Quello che serve non è più il denaro, ma la buona volontà da parte, in primo luogo, dei dirigenti scolastici, poi da parte degli insegnanti più volonterosi, ma poi, alla fine, da parte di tutti. Quello che è certo è che gli studenti ci seguiranno ed è per loro, e loro sono rappresentati dai miei due nipoti, che in questo momento ultimi due nipoti di una serie di sei che frequentano la scuola primaria e per i quali io mi sto dedicando in questo momento. Vi ringrazio per la vostra pazienza, scusatemi se ho debordato rispetto al traguardo temporale tradizionale, ma vi dovevo questo per dirvi quanto io sono veramente soddisfatto, felice di tutto quello che noi abbiamo realizzato in questa stupenda, magnifica giornata di inaugurazione del nuovo anno scolastico. A presto, arrivederci.